fino a qualche anno fa, se qualcuno vi avesse detto che con un display avreste potuto non solo navigare, ma controllare l'intera imbarcazione, gli avreste creduto? Questo è un modello Simrad di ultima generazione, si chiama NSS Evo 3S ed ha un processore velocissimo, ESA-Core. Simrad ha sviluppato questi strumenti sui mega yacht, ma qui lo vediamo applicato su un'imbarcazione più piccola, il Pirelli 42, prodotto da Technorib, e potrebbero essere installate le stesse strumentazioni anche su imbarcazioni ancora più piccole, naturalmente variando la dimensione degli schermi in funzione della grandezza della plancia, ma la tecnologia è sempre la stessa. Insomma, oggi qualsiasi diportista può beneficiare della grande esperienza di Simrad e grazie alla modularità di questo tipo di impianti lo si può installare su qualsiasi imbarcazione. All'accensione compare la schermata realizzata per Pirelli Technorib. Ci sono però diversi livelli di personalizzazione grafica e tecnica, perché un super yacht è diverso da un gommone. Basta pensare alla quantità di impianti e funzioni, ma il sistema è sempre lo stesso. Ovviamente è innanzitutto uno strumento di navigazione. E la cartografia è quella di Seamap, che appartiene a Navico, la stessa famiglia cui appartiene anche Simrad. Guardate la rapidità con cui riusciamo a muovere la carta, oppure a zoomarla o a rimpicciolirla. Tutto grazie a un processore potente e veloce. Possiamo vedere naturalmente anche i motori. Qui addirittura non hanno utilizzato i display del motorista, si leggono direttamente sullo schermo della Simrad. Possiamo avere dati chiari, semplici, molto grandi, oppure cercare dati più specifici e possiamo ingrandirli. Il sistema può essere anche personalizzato, cioè potete vedere le schermate che preferite. Per esempio, componiamole una utile a noi. Vogliamo vedere la carta di navigazione e poi anche i dati del motore. Preferite averli da quest'altra parte? Quando avete trovato la pagina che vi piace, la salvate. Eccola qua. Torniamo al menu principale. E vediamo come si controllano le funzioni di bordo. Questa è la pagina iniziale dell'imbarcazione. Abbiamo funzioni sulla destra e sulla sinistra. Qui possiamo vedere, per esempio, le schede dell'impianto. Qui ci sono i settaggi e su questa pagina gli allarmi. In questo momento non ne abbiamo. Meglio così. Da quest'altra parte possiamo intervenire sugli impianti di bordo. Possiamo per esempio suonare la tromba, possiamo accendere il frigorifero e la colorazione verde dell'icona ci dice che il sistema è stato attivato, che il comando è stato realmente ricevuto. Vogliamo azionare anche il tergicristallo? Funziona. Ok, stop, grazie. Da quest'altra parte abbiamo le pompe, sotto quelle meno importanti, sopra invece quelle che si riferiscono alla sentina. Se per caso una di queste venisse automaticamente attivata, si illuminerebbe l'icona di colore verde. Per esempio, facciamo funzionare quella che si trova nel bracket. La vedete indicata anche qua. Questo è piuttosto interessante perché così possiamo sapere dov'è la pompa che stiamo utilizzando o quella che si è attivata. Il sistema è predisposto in modo che se l'attivazione avviene solo per pochi secondi, giusto per togliere un bicchiere d'acqua,
non ci viene segnalato nessun problema, ma se invece la pompa resta in funzione per un tempo che possiamo aver programmato prima, per esempio un minuto, beh, allora vuol dire che l'acqua sta entrando in barca in maniera copiosa, in maniera importante, e sul display compare un pop-up, un messaggio che non possiamo ignorare e che non possiamo neanche non vedere, è molto evidente. Il pop-up è su tutti gli schermi. Ma con Simrad Command riusciamo anche ad accendere le luci di bordo, quelle esterne, quelle di cortesia e anche quelle interne. E anche in questo caso sulla vista in pianta del gommone viene indicato quali sono le luci attivate. Adesso proviamo a simulare un guasto. Togliamo un fusibile. Sulla pagina, ma su qualsiasi pagina, compare l'allarme che ci invita a vedere di che cosa si tratta. Ecco, abbiamo questa segnalazione. Andiamo nella pagina per vedere meglio, nel dettaglio. Ci dice che abbiamo questa scheda dove c'è un guasto. E in particolare sappiamo che il fusibile F8, quello della toilette, si è interrotto. Adesso lo reinseriamo. Perfetto, non c'è più l'interruzione, annulliamo l'allarme e torniamo a navigare. Non importa quanto è grande la vostra imbarcazione, tutto deve funzionare sempre e bene. E Simrad ha fatto in modo che tutti possano avere questo tipo di impianto, perché il controllo e la sicurezza sono importanti su un mega yacht tanto quanto su una piccola imbarcazione.